Ecco, sono qui in Parlamento, è stato tutto velocissimo sul voto della proroga del Green Pass, naturalmente sarà prorogato di un anno, volevo soltanto dirvi i voti. Allora, su 591 eurodeputati presenti hanno votato sì 453 e 119 no, tra i quali tutto il gruppo ID di cui fa parte la Lega, quindi la Lega ha votato no, no. Quindi ci dobbiamo assorbire il Green Pass per i prossimi 365 giorni a iniziare dal 1° luglio di quest'anno. Ci siamo capiti. Purtroppo è così, qui sono tutti quanti con il paraurti. Tra l'altro vorrei segnalare anche un'altra cosa estremamente importante. Si parla in Italia giustamente delle morti sul lavoro, che è veramente una cosa inconcepibile che nel 2022 ci siano così tanti morti al giorno, anche di persone di una certa età. Ebbene, c'era una risoluzione qui votata, vi dico anche, scusate, siamo in diretta, che chiedeva che le aziende che non rispettano le massime norme sociali e del lavoro non dovrebbero accedere ai fondi pubblici, inclusi i fondi dell'Unione Europea. Noi naturalmente abbiamo votato sì, ecco, certo, chi è che non rispetta la sicurezza sul lavoro mi sembra ovvio che non debba accedere ai fondi sia quelli nazionali che europei. Ebbene, io mi aspettavo l'unanimità, mentre invece su 593 votanti hanno votato sì, cioè se non rispetti tutte le norme sul lavoro non prendi i soldi, e 167 persone, tra cui noi, e no a questa norma che mi sembra veramente il minimo, hanno votato 388. Quindi nell'Unione Europea il Parlamento Europeo ha detto che potete continuare a eludere tutte le norme di sicurezza e potete continuare a prendere i soldi anche pubblici. Avete capito? Poi aspettate, attenzione, gran parte dei partiti che poi vanno in televisione e dicono che bisogna tutelare i lavoratori perché ci sono tanti, poi i rappresentanti qui invece votano il contrario. Avete capito? È uno schifo, scusatemi, grazie.